aspetti qua. Chi è? Avanti! Vengo, ma datemene il tempo, Qui segretario di signor Salviati. Che c'è, Marco? Il signore non c'è, lavora grande film di americani. Marco, sono io, Simone. Simone chi? Ma come Simone chi? Simone, il tuo agente. Ah, Simone, ho capito, Simone. Se non mi dici Simone, come faccio a capire chi sei? Marco! Marco! Marco, ti devo parlare di lavoro, ho una parte per te. Devi qualche cosa? Un cappuccino, grazie. Ma li fanno ancora? Pronto, qui è il bar. Tieni il bar, parlaci tu. Pronto? E che ci devo parlare io? Sentono una voce nuova, è meglio. Pronto, senta, in via dei Frassini 12, un cappuccino... E tu che prendi? Un Fernet. Un Fernet? Liscio. Ma allora beve ancora. Ho detto Fernet e mi sono sbagliato, Va bene, anche un whisky doccia. Da Salviati, un cappuccino e un bicchiere di latte bello caldo, mi raccomando. Non mi farà male a digiuno, da prima mattina. Marco! Marcuzzo, ma allora non hai smesso di bere. Ma Simo, com'è sta parte? È un protagonista? Beh, nella tua apparizione, l'apparizione che fai è un'apparizione da protagonista. Apparizione? Ma che è un film dei fantasmi? No, è uno short pubblicitario dei grandi magazzini, cose... Chi c'è, chi? Se mi era rimasto un baffanculo così te lo davo. Ma guarda che la pubblicità la fanno tutte, Manfredi, Dognazzi, che... Non facciamo paragoni stupidi e fuori luogo. Io la pubblicità non l'ho mai voluta fare e non la farò mai. Quanto mi danno? Ah, 1 milione. A posa? Certo. Quante pose so? Una. Ah, Simo, io non te trattengo, non so che c'hai da fare. Metti una scusa e vada. Ma guarda che è una bella scena, di classe, se non altro fallo per me. Anch'io non me la passo bene, però ti ho sempre aiutato. Mi vuoi fare riprendere qualche lira? Almeno, è il minimo. Allora, chi sarà? Cos'era? Ubas, no? Sei sicuro? Certo, abbiamo donato. E sei il padrone di casa? Ma perché il padrone di casa lavora a base? No, ma vuole affitti, volumi. Vabbè, ci penso io. Sì. Senti, digli... Che stai a Hollywood e fai un film con l'americano. Buongiorno. Buongiorno, bello, vieni, vieni. Posa qua sopra. Quanto ti devo? 86.000. 86.000 latte in cappuccino? No, veramente sarebbero 86.600. 46.300 a tazza? No, è che 85.000 lire sono superalcolici già bevuti, mai pagati. Ah. Ah, Simone, non sta a discutere sui spicci, dai 100.000. Tanto oggi lavoro e ti ridò, Dottore, guardi chi le ho portato. Marco, ti presento il dottor Baddini. Caro Salviati, quale onore. Piacere. Bonanni, qui una sedia per il nostro Salviati. Subito tu. Io sono molto felice di averla qui con noi. Per me è un grande evento. Allora festeggiamolo con un bel brindisi. Che bevi? No, io sul lavoro non bevo mai. Ah, nemmeno lui. Ecco la sedia, Marco. Ah, grazie. Oh, Bonanni. Come va, Bonanni? Sempre a 3 cilindri. Grazie. Allora, cos'è che devo fare? Ah, la scena è semplicissima. Sì. Dunque, lei è dentro la cabina dell'ascensore. Sì. Quando io do motore, sì, lei sale, sì, le porte dell'ascensore si aprono, lei esce, fa 2 passi, un bel sorriso e poi dice la battuta. Ah, ho capito. E qual è il testo, scusa? Ah, sì, è sì, testo. Grazie, grazie. Anch'io compro ai grandi magazzini. Bella. Bella, però scusa, Non c'è luce, ne manca l'idea, capito? Perché che idea? Come tu sai, oggi la pubblicità è demenziale, si confonde tutta. Allora bisogna di un accento, qualche cosa che colpisca la fantasia del pubblico, per esempio.
La porta si apre, io esco dall'ascensore con una coppa di champagne, bevo e dico la battuta. Simone, mi procura una bottiglia di champagne, per cortesia? No, mi pare eccessivo. Non ti piace? E quando mai si è visto uscire da un ascensore dei grandi magazzini uno con una coppa di champagne in mano? Proprio per questo la gente lo roda e lo sottolinea. Perché diciamo la verità, la battuta a se stessa è una stronzata, ma chi ha scritto? Io. No, dicevo, mi pare una stronzata sciuparla per una cosetta così, capito? No, ma a me piace così, naturale, semplice. Poi lei con la sua presenza me la sottolinea. E a me basta. Se basta a te, a me m'avanza. Bonanni, sì. Accompagna al trucco Salviati. Sì. Subito. Andiamo. Bonanni. Ecco fatto. Va bene, signor Salviati? Benissimo. Ma perché trucchi seduta? Come seduta? Ah, scusa, non ci avevo fatto caso. È proprio vero che nella botte piccola c'è il vino buono. Andiamo a assaggiare un goccetto. Grazie, io bevo solo latte. Ah, e per questo sei rimasta piccola. Allora, sei pronto? Eccolo. Stiamo aspettando a te. Vengo subito. Grazie. Bonanni! Pronti, dottor! Salviati è già dentro l'ascensore. Credo. Check. 4-2 prima. Ascensore! Ma come cavolo sei vestito? Eh? Anche io compro. Che è successo? Ma come sei vestito? Scusi, uno viene ai grandi magazzini a fare compere in frac. Ma quella è l'idea. Il frac gli dà quell'accento visivo eccezionale che lo fa distinguere in mezzo agli altri. Ma questo deve essere uno normale. Elegante, sì, ma normale. Bene, posso mettere uno spezzato da mattina. Oh. Un bel completo da caccia alla volpe, giacca rossa, stivali. Scusate, se mo mi serve pure il cavallo, io un ce l'ho. Trucco? Per i cavalli mi dovete avvisare perlomeno una sera prima. Bonanni, per cortesia. Bonanni. Facciamola così. Sì. Va benissimo in frac. Sono contento che sei d'accordo con me. Ma sì, è più elegante. Mi chiami il trucco, per cortesia. Trucco! Bonanni, riaccompagnami in partenza. Si abbassa un momento, per cortesia. Scusa, sali. Ah, così. Ricordati di quando facevi Giulio Cesare. Perché? Quando diceva, ma Bruto è un uomo d'onore, eh? Vabbè, ma che c'entra Giulio Cesare? Vabbè, tu con la stessa autorità, con la stessa veemenza, sì, tu dici, anch'io compro ai grandi magazzini, ah, eh? Vabbè, ho capito, va. Mi sono guadagnato una uccia fanculo. Ecco, bravo. Bravo, Marco. Sì, c'ho la secca. Vuoi bere un bicchiere d'acqua? Abbonà, mettetici pure te. Siamo pronti. Ragazzi, quando vai? Sul set. Esci, che dobbiamo girare. Chi è questo cognac? È dell'operatore. Glielo porto io. Ascensore! Esci, che dobbiamo girare, esci. Abbonà, com'è la battuta? Anch'io compro ai grandi magazzini. Come? Anch'io compro ai grandi magazzini. Anche Bonanni compra ai grandi magazzini. Ma che avete cambiato tutto? E la macchina da presa dove sta? Veramente doveva andare al piano di sotto, dove stanno effettuando le riprese. Scusate. Ma è Salviati. Sì. Prego, si accomodi, Salviati. Le posso presentare il dottor Ghirelli della divisione commerciale? Molto lieto. Piacere. Molto lieto. Il dottor Silvestri del consiglio d'amministrazione. Tanto piacere conoscerla. Sì, piacere mio. Il piacere nostro, visto che lavora per noi. I nostri delegati di zona. Scusate, ma adesso devo andare che mi stanno aspettando. Non le possiamo offrire neanche una coppa? Sì. Di che? Del suo champagne preferito, ma se la stanno aspettando. Dipende, bisogna vedere se lei insiste. Insiste? Ma sì, certo che insistiamo. Certo che insistiamo. Insistiamo. E allora aspettano. Ecco, io sono pronto. Manca soltanto il bicchiere. Lavori? Una seduta piacevole, questo intermezzo. E a me niente? Come te, Margherita? Era bucato il bicchiere. Grazie. Bene, alla salute. Allora. Salute, santé. Alla salute. 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 Che era? Champagne, champagne. Ma dove è andato quel disgraziato? L'ascensore è tornato giù fuori. Sarà andato un attimino in bagno, capita, no? Bonanni, se non me la riporti entro un minuto è meglio che non ti fai più vedere. Lo posso portare pure morto.
È ottimo, eh? Ottimo. È del 79, eh? Del 79. Annata speciale. Ma non sono mica tanto sicuro che sia del 79. Posso riassaggiarne un momento? Certo. Quelle di prima sì, ma questo mi sembra dell'81. Proviamo. Amacu, ma dove sei andato? È un'ora che ti sto a cercare con uno stronzo. Il dottor Bonanni, il consiglio di amministrazione. Piacere, andiamo. Un momento, faccio un brindisi con i signori e vengo, no? Porca mignotta. Vado perché se questo si arrabbia dice le parolacce. Grazie. Arrivederci. Motore. Check. 4 2/3. Ascensore! Porta qui la tua famiglia, padre, madre, figlio e figlia. Io che sono fra i più piccini vengo ai grandi magazzini. Stop! Com'era? Stop! Ma chi le ha detto di cambiare la battuta? Perché che ho detto? Mi è sembrata ottima, c'era anche la rima. No! Ho l'impressione che non mi è piaciuta. Vabbè, la rifaccio come volete voi, dammi il pronti. Ma non sei pronti? Ma meglio che fai amaro, che ti fa bene. E provi a me muovere il cappello. Portatelo via. No, ma adesso la fa bene. Portatelo via, se no lo ammazzo. Signorina, dica alla produzione che lo saldino e me ne trovi in un altro. Ma non lo fa per soldi. Un attore così, lei non lo può trattare così. L'umiliazione, 30 anni di carriera, lo faccia per me. Ma non lo vedi che è ubriaco? Ci ha sprecato un mare di pellicola. Girarsi senza la pellicola. Faccia finta che tutto va bene. Così, insomma, gli salviamo la faccia, poi lei lo short se lo gira con un altro. Io magari ce ne porto uno gratis. Vabbè, basta che la finiamo. Allora io non giro. No, fai finta. Ascensore! Anche io compro ai grandi magazzini. Stop! Com'era? Ottima! Bravo, bravo, bravo! Ha visto che gliel'ha fatta? Adesso gliene faccio fare una con la pellicola. Ah, questa era ottima, adesso ne facciamo un'altra per sicurezza. Sì. Perché? Per averne due, così possiamo scegliere. Ma secondo me la migliore è quella di prima. Se poi non ti piace, c'hai questa che è ottima, ma quante ne vuoi? Te ne basta una. Ciao, regista. Mi mette la firma, signor Salviati. Un autografo? A chi lo devo dedicare? No, è la ricevuta per le sue prestazioni. Ah, Simoni? Qua sono. Dove? Mi presti gli occhiali? Direttamente. Altrimenti io non uscivo. Grazie tanto. Dov'è? Ah, Simoni, fai tu, no? A me. Dunque, sì, 1.000.000 meno il ritenuto da conto, 736.000 lire, come fa male? Sì. Bonanni? Eccolo! Vieni un pochino, ecco. Tieni, compraci una cassa di champagne e lo offri alla truppa. Ragazzi, il dottor Salviati offre champagne a tutti! Certo che quel Salviati è proprio un gran signore. Ma chi gli hai lasciato tutta la paga? Ma per una cifra così misera è meglio lasciare un grande gesto. Ho capito, però nel grande gesto ce l'ha pure a me per 100 anni. Ah, Simone mio, come sei diventato taccagno. Stai tranquillo che te la do la tua percentuale. Allora sì. Tu hai finito. Grazie. Ah, buona, scusa se ti ho fatto un po' penà, ma oggi non mi sento tanto in forma. Ma chi ci ammazza? Chi ci ammazza? Siamo del 31, la classe di... E sarà per questo che ci siamo ruggiti. Arrivederci a tutti, ragazzi. Arrivederci. Tutto sommato questa esperienza non mi è dispiaciuta. Se ti capita una pubblicità, che so, su uno champagne, un cognac, io la farei volentieri. Ho una bella pubblicità. Pubblicità sull'acqua minerale. Ma che sei matto, mi vuoi far ammalare? Non è vero che sia la morte il peggior di tutti i mali. Le acque olico-minerali sono un male assai peggiore. Attenzione alla scala. Perché? Che c'ha? Finisce. Hai visto? Ma che te leggi? Che leggi? Di là, Marco. Sì, grazie. Bravo, Salviati. Bravo, bella. Come sei bella, bravo. Grazie, grazie. Sei molto bella.